Buongiorno a tutti. Prima di tutto un grazie di essere collegati alla presentazione dell'impatto dell'emergenza Covid-19 sul commercio alimentare e la ristorazione di Bra. Mi preme subito dire che è un altro bel esempio, occasione importante di lavoro di squadra. Beh, prima di tutto, ma lo dico senza far torto a nessuno, Ente Comune e ASCO, ma qui devo dire siamo già molto rodati, ecco, abbiamo già messo in piedi e stiamo mettendo in piedi diverse sinergie. Devo dire che su questo progetto è stato molto importante e credo fondamentale il nuovo partner che però è una realtà consolidata e strategica sul nostro territorio, cioè l'Università di Scienze Gastronomiche. Perciò veramente a nome di tutta l'amministrazione comunale, grazie all'ASCOM e grazie all'Università di Scienze Gastronomiche. Abbiamo vissuto e stiamo purtroppo ancora vivendo un'esperienza, mi verrebbe da dire, pazzesca, ecco, è sotto gli occhi di tutti ciò che sta avvenendo. Siamo dentro alla terza ondata, con numeri che anche qui a Bra, come il resto della provincia, soprattutto stanno aumentando. Questo ha portato e porta a ripercussioni e a esperienze negative, sia in ambito privato, familiare, eccetera, e sia per le attività economiche. Come amministrazione comunale abbiamo già messo in piedi diversi interventi, altri li abbiamo in programma, sempre interventi concordati principalmente con le associazioni di categoria, riguardando le imposte locali. Credo però che da un'esperienza difficile, molto difficile, anche in questa esperienza si può fare tesoro, si possono acquisire degli elementi che, se adeguatamente sviluppati, adeguatamente studiati, possono aiutarci nel presente, ma in particolare nel futuro, per riuscire a migliorare ed essere più forti a fine, già da subito, ma in particolare a fine pandemia. Uno di questi è proprio ciò che avviene dopo questa ricerca. La ricerca, sentirete poi, ha prodotto dell'analisi dei risultati che non vogliamo assolutamente lasciar cadere nel vuoto, cioè fine a se stessi, ma devono essere un bagaglio comune da condividere in modo particolare con gli attori del territorio per far sì che ognuno possa essere più forte avendo un obiettivo comune, il rafforzamento e il potenziamento del commercio di vicinato. Ecco, è questo in particolare sia l'analisi svolta, d'accordo, è stato su un'analisi settoriale del commercio di vicinato, però quando al di là di questa analisi settoriale credo che i dati che poi sentirete vadano bene anche per altri settori merceologici, è importante esserci. Ecco, questo posso già, al termine del mio saluto, garantire che l'amministrazione comunale, come ha voluto esserci fortemente in squadra, già da subito la piena disponibilità, sia politica che amministrativa, perciò dell'intero settore comune, a essere collaborativa, a essere propositiva, per far sì che veramente il commercio di prossimità, di vicinato, continui e diventi sempre più un'eccellenza del nostro territorio. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per il collegamento in questo importante pomeriggio che vede naturalmente la nostra ASCOM a fianco dell'amministrazione comunale e dell'Università di Scienze Gastronomiche, in un'occasione che riteniamo veramente molto molto
importante e strategica. Intanto abbiamo accolto con entusiasmo l'invito dell'Università di Scienze Gastronomiche insieme all'amministrazione di collaborare per un'analisi approfondita, scientifica, non un'analisi superficiale come a volte purtroppo ci capita di imbatterci. È un'analisi che è basata su interviste, su dati, come verranno poi illustrati, che dà una serie di riscontri, di risultati, alcuni dei quali potevano essere immaginati, ma altri invece possono invece essere molto utili nel prosieguo anche dell'attività che la nostra associazione sta portando avanti in vari ambiti, non ultimo l'innovazione. Noi sappiamo che l'emergenza Covid-19, che purtroppo vede ancora coinvolto il mondo intero, e ci auguriamo, grazie a qualche spiraglio di speranza attraverso i vaccini che riescano a contenere le varianti, speriamo che nei prossimi mesi si possa finalmente avere un po' più di serenità dopo più di un anno di vero e proprio incubo. Sappiamo però anche che quando ne usciremo non sarà più come prima. Sappiamo che l'emergenza Covid avrà avuto e ha un impatto sanitario profondo, ma avrà anche un impatto economico, speriamo non troppo devastante, ma avrà un impatto economico, e la ripresa post-Covid non sarà più come prima, nel senso tutto non sarà più come prima. Ci saranno approcci diversi, ci saranno degli atteggiamenti necessariamente diversi, e devo dire che in questi mesi, lunghi mesi, in cui si sono susseguiti i vari lockdown, le nostre categorie, in particolare alcune, mi riferisco alla ristorazione che è oggetto di studio di oggi, gli alberghi, alcuni servizi, agenzie di viaggio, tutta una serie di attività hanno veramente avuto un contraccolpo negativo devastante. Abbiamo però avuto la consapevolezza di incontrare nei vari incontri che abbiamo avuto in questi mesi e in questo anno che abbiamo alle spalle, di una nuova apertura da parte di molte piccole imprese, in particolare che sono quelle, gli esercizi di vicinato, le piccole imprese che operano e sono radicate nei centri città, piccoli, medi o grandi, una nuova consapevolezza ad un approccio nuovo e diverso. Naturalmente il tema centrale che emergerà anche dalle indicazioni di oggi è quello dell'innovazione, della digitalizzazione. Sapevamo la formazione, la preparazione, la capacità di penetrare il mercato attraverso una serie di tematiche che conosciamo da tempo, ma nel piccolo commercio, nella ristorazione, il tema dell'innovazione e della digitalizzazione sicuramente avrà un approccio nuovo e diverso, avrà un approccio molto più sentito da parte delle imprese, non solo quelle giovani, come verrà illustrato dopo, e questo permetterà anche alla nostra associazione, che su questo campo sta operando da tempo con grande impegno e con qualche risultato molto positivo, di mettere a sistema, attraverso il coinvolgimento diffuso di un numero rilevante di imprese, di soggetti, per un approccio nuovo, non solo più una classica vendita tradizionale, un'attività di somministrazione tradizionale, ma qualche tematica nuova, come emergerà attraverso l'e-commerce, attraverso il delivery, attraverso tutta una serie di anche campagne di marketing digitale che in qualche modo avranno più facilità di entrare nel mondo delle nostre categorie. Ecco, questo studio noi riteniamo molto prezioso e fondamentale come base per poter riorientare quella che è un'attività sulla quale stiamo lavorando da tempo, ma attraverso i risultati riusciremo ad affinare meglio quelle che sono le linee guida di un settore su cui siamo consapevoli tutti, conterà molto impegnarsi, ma con un approccio non approssimativo, non superficiale, ma profondo. Non per nulla, noi abbiamo all'interno della nostra associazione creato una area che
che è proprio dedicata all'innovazione e alla digitalizzazione, che già prima, ma in particolare in questi anni, ha intensificato l'attività mettendo insieme a partner qualificati, e fra questi vogliamo naturalmente citare anche l'Università di Scienze Gastronomiche, aiuterà le imprese ad entrare in un mondo nuovo, un mondo diverso, che naturalmente dovrà tener conto della tradizione e di quello che sono le modalità di vendita del passato, ma anche affiancare modalità di vendita nuove, approcci nuovi a quello che è sicuramente un mondo che cambierà e cambierà tantissimo. Quindi molto volentieri lascio la parola al mio omonimo Barbero Silvio per la sua introduzione, al professore che successivamente illustrerà nel dettaglio i risultati della ricerca. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Qualcuno di voi si domanderà perché la nostra università ha voluto fare questa ricerca e ha voluto farla proprio nel territorio braidese. Ma i motivi sono due. Uno è un motivo che io ritengo molto importante. Noi siamo una università internazionale, il 50% dei nostri 500 studenti arrivano da 80 paesi del mondo e questa dimensione internazionale per noi è molto importante, ma siamo anche una realtà radicata su questo territorio. Quindi è interesse nostro, interesse della nostra università avere un rapporto organico, qualificato con il territorio e per quanto è possibile mettere a disposizione i saperi, le conoscenze della nostra università che guarda al mondo ma anche alla comunità braidese. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo è che oggi c'è bisogno di approcciare questa situazione completamente nuova con un approccio scientifico, senza dare nulla per scontato, cercando di analizzare bene i fenomeni nuovi che si sono innestati con la pandemia. Guardate, nulla sarà più come prima. Questa pandemia, ormai lo sapete tutti, e purtroppo quasi tutti lo abbiamo sperimentato anche in modo pesante, questa pandemia ha messo in discussione certezze, ha messo in discussione modelli di vita, comportamenti, relazioni sociali, relazioni economiche, ha stravolto la nostra vita quotidiana. Ovviamente l'elemento principale di questo stravolgimento sono gli elementi negativi, purtroppo lo dobbiamo dire, l'impatto della pandemia sulle relazioni sociali, pensate solo alla scuola, no? A tutto quello che ha comportato, l'impatto sull'economia, quanto pesante è, e lo dico ad una categoria, quella del commercio, della ristorazione, dell'albergazione, che ha subito più di tutti gli altri pesantemente le conseguenze. Bene, questa situazione non ha messo certamente in crisi i nostri modelli, ma ha messo in crisi anche una serie di certezze. E se ad una prima analisi viene fuori che gli unici che hanno tratto vantaggio, se parliamo dell'area del commercio, hanno tratto vantaggio da questa pandemia, sono le grandi multinazionali, sono Amazon, sono coloro i quali hanno in qualche modo il dominio del commercio online. Ebbene, se uno si ferma a questa valutazione, è chiaro che il pessimismo è l'unico elemento su cui noi ci possiamo basare. Ecco, io penso invece che ci voglia anche quel poco, so che è difficile, quel poco di ottimismo che ci consenta di prendere questa situazione e di poggiare su questa situazione, su questa emergenza, qualche idea, come diceva Barbero prima, di innovazione. La capacità di chi? Di una realtà diffusa sul territorio di imparare da quello che è successo. In particolare su una cosa. Guardate, questa pandemia ha sicuramente favorito le grandi multinazionali, ma ha anche detto un'altra cosa. Nel momento in cui la gente è più sola, in cui la gente è isolata, il tema dell'acquisto, ma del servizio che si dà al consumatore,
della vicinanza, dell'attenzione, della collaborazione, della solidarietà tra chi vende e chi acquista ha recuperato valore. È un valore da cui dobbiamo partire. Amazon non sarà mai in grado di stare vicino ad un consumatore. Lo vede solo come un soggetto da sfruttare, ma non ce l'ho con Amazon, voglio dire, faccia la sua strada. Però c'è tutta una realtà di ristorazione, una rete di commercio di vicinanza che è in grado di offrire alle persone servizi legati a un concetto di umanità. E quindi far diventare anche l'evoluzione tecnologica, che da un certo punto di vista è un'evoluzione fredda, senza relazioni, in una evoluzione che metta dentro anche le relazioni. Quindi da questa indagine noi abbiamo voluto in qualche modo sollecitare anche il vostro mondo a accettare la sfida, la scommessa che una innovazione, un'evoluzione tecnologica può diventare un elemento che si concilia con le realtà di piccola scala, che si concilia con un rapporto di umanità e di relazione con le persone. Quindi le due cose non devono essere contrapposte. Dall'indagine questo è venuto fuori. È venuto fuori che se si vuole accettare questa sfida dobbiamo tutti insieme provare a darci gli strumenti collettivi e individuali di conoscenza per vincere questo tipo di battaglia. Altrimenti lo spazio è aperto soltanto alle grandi imprese, mentre invece il ruolo e la funzione in una comunità del commercio di vicinanza, della ristorazione locale, è un'esigenza oggi fondamentale che ha bisogno di acquisire anche l'innovazione. Quindi questo è un po' il mio augurio, che questa ricerca sia di stimolo a tutti per affrontare in modo nuovo questa situazione. Noi come università ci mettiamo quello che siamo capaci a fare. Da un lato l'analisi, chiarire a tutti quali sono oggi le situazioni e dall'altro anche un aiuto da fornire all'amministrazione comunale, da fornire all'associazione commercianti per un nuovo livello di formazione delle persone. Guardate che la formazione non è solo patrimonio dei giovani, deve diventare patrimonio anche di persone come noi che abbiamo una certa età e che dobbiamo oggi tornare a gestire bene anche la tecnologia, non subirla. Quindi è uno sforzo, una scommessa molto importante. Questa analisi vi verrà adesso presentata nei suoi tratti essenziali. Poi, come sempre, siamo a disposizione. Se qualcuno ha bisogno di maggiori informazioni, di maggiori contatti, siamo a disposizione per dare ulteriori informazioni. Ma adesso io darò poi la parola a Michele Fontefrancesco, che è il nostro ricercatore che ha portato avanti questa interessantissima indagine e analisi, quindi lascerò a lui la parola tra qualche minuto. Noi ci sposteremo e verrà lui qui a illustrarvi i contenuti e i risultati di questa indagine. Buon pomeriggio, sono Michele Fontefrancesco e sono ricercatore di antropologia culturale presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Oggi vi voglio illustrare quelli che sono i tratti fondamentali della ricerca circa l'impatto dell'emergenza Covid sul commercio alimentare e la ristorazione di Bra. La ricerca nasce non per caso. Nasce prima di tutto da una esperienza costruita negli anni da parte dell'Ateneo nell'ambito dello studio del commercio e delle dinamiche di consumo e in particolare all'interno di quello che è la cornice offertaci da un progetto regionale che si chiama Food Grab Free.
E dall'impegno diretto di tutti noi, ricercatori, docenti dell'Ateneo, nello studio di quello che è la pandemia, che ha visto già un primo esito nei primi mesi del 2020 con un primo libro chiamato Effetto Lockdown. Per cui si è voluto andare avanti su questo percorso di analisi, di comprensione, guardando a una realtà sicuramente nostra, di cui siamo parte integrante come la città di Bra, appunto, ma soprattutto vitale e interessante per quelle che sono sempre state le dinamiche di consumo, che ne fanno una città creativa, dinamica, vitale e quindi un ottimo esempio da capire, da studiare per capire dove va l'innovazione, dove vanno le necessità che questa pagina della nostra storia, questa pagina di pandemia, ci obbliga a guardare. Ecco quindi gli obiettivi di questa indagine. Da una parte indagare l'impatto del primo lockdown e quindi identificare le principali traiettorie di futuro, di trasformazione che appunto dalla pandemia si vanno a dipanare. È stata una ricerca sociale qualitativa, appunto puntata a studiare, a capire le traiettorie, non tanto con i numeri, ma con l'esperienza di chi quotidianamente viveva il cambiamento. È per questo che ci siamo impegnati incontrando di persona o in digitale commercianti e ristoratori della città. Li abbiamo intervistati prima attraverso un questionario, quindi con interviste in profondità, e chiaramente, essendo anche noi qua a Bra, abbiamo potuto osservare come quotidianamente la città cambiava, vivendo il secondo lockdown. La ricerca è iniziata come idea nell'estate. Speravamo che quello che avevamo lasciato alle spalle sarebbe stato l'unico lockdown. Chiaramente ci sbagliavamo, ahimè, ma abbiamo potuto vedere cosa voleva dire la risposta, il riniziare ad affrontare un'emergenza. E questo è appunto lo spirito che ci ha portato avanti nel lavoro. Quali sono il gruppo di lavoro? Il gruppo di lavoro è stato composto e coordinato da me, insieme ai dottori Caratto, Kobel, Falasco, Silva, Pelù, Perez Borda, Surana, Takahashi e Talpo, oggi studenti della nostra laurea magistrale in Food Innovation and Management. E non è un caso appunto che abbiamo appunto chiamato in causa le competenze legate all'innovazione, perché in realtà non è solo studiare il lockdown, studiare l'impatto della pandemia, non è solo studiare una crisi, un'emergenza, ma soprattutto è studiare come si pongono le basi per la gestione dell'innovazione, per affrontare la crisi e per costruire un futuro solido e sostenibile nella pagina dopo la crisi. Ecco, gli esiti. Gli esiti, in primo luogo, quello che abbiamo vissuto tutti. Il 2020 è stato un anno nero. È stato un anno negativo economicamente, socialmente, è stato soprattutto un anno di incertezza. Quello che i nostri informatori, i vostri colleghi hanno vissuto nella quotidianità è l'insicurezza, l'incertezza, sia dato dal dato della salute, il dato medico di una pandemia che è diventata realtà quasi all'improvviso a marzo, portando, dolore a tutti noi, indubbiamente. Ma soprattutto incertezza economica e un'incertezza legislativa. Per cui affrontare questo continuo dubbio che ha caratterizzato sia il primo che il secondo lockdown. E allora cos'è successo in questo anno nero? Il primo dato che è stato riscontrato a livello nazionale è stato un improvviso rafforzamento del commercio di prossimità. È stato pur evidenziato più volte dalla stampa nazionale, e il dato braidese però ci ricorda una cosa importante, che al di là dei primi proclami, questo rafforzamento è stato un rafforzamento momentaneo, per lo più legato al momento di lockdown, in cui le persone, i cittadini, si sono visti di fatto dall'oggi al domani obbligati a cambiare radicalmente le loro abitudini di consumo. E effettivamente il lockdown ha evoluto ed è constatato in un rafforzamento momentaneo, di un ritorno alle botteghe. Però nel momento in cui il lockdown è stato levato e le misure di contenimento della mobilità sono state ridotte, le persone sono ritornate alla loro quotidianità, ai loro punti di
normale acquisto. E questa normalità e questo rafforzamento si è visto soprattutto nel primo lockdown, perché già nel secondo, dove il quadro legislativo si era evoluto lasciando maggiore possibilità anche in ambiente cittadino di mobilità alle persone, le persone hanno guardato le botteghe, ma le hanno guardate, come vedremo, non tanto perché vicine, ma per la qualità del servizio che andavano a offrire. Dall'altra parte, il settore indubbiamente più colpito da questa crisi è stato il settore della ristorazione. Il settore della ristorazione che è stato chiamato radicalmente a ripensare i propri modi di commercio, ma i propri modi anche di gastronomia, del saper fare. Chi è stato meno colpito indubbiamente sono state quelle attività che avevano già improntato il loro business, la loro impresa sul takeaway, sul servizio a domicilio, per cui, per intenderci, le realtà del fast food, delle pizzerie da sport, dei kebabari, queste realtà che sono parte integrante del nostro orizzonte. Ma chi è stato veramente chiamato ad affrontare la più grande crisi sono stati quegli ristoranti, quelle attività che offrivano e hanno offerto la qualità del servizio, dell'offerta gastronomica complessa, dell'esperienza offerta soprattutto a un turista o un visitatore che si proveniva al di fuori della nostra città. Ecco, queste attività sono state quelle chiamate ad offrire, o meglio, a soffrire di più il momento e a cambiare più radicalmente il loro modo di pensare l'azienda. Questo è un orizzonte in cui sicuramente si innesta un tema di digitalizzazione. La digitalizzazione è il protagonista principale dei cambiamenti del fare commercio, fare ristorazione nel 2020 in Italia e soprattutto in questa città. L'e-commerce è diventato da realtà molto marginale a livello delle nostre attività, anche in città, come studi del 2018 portati avanti dall'Ateneo dimostravano, a un fondamentale pilastro per le aziende anche di vicinato. La digitalizzazione ha voluto dire fondamentalmente due cose. Da una parte, la capacità di mettere in campo, dall'oggi al domani, strategie sia di comunicazione che di commercio digitale. Dall'altro, è voluto dire saper utilizzare risorse diverse da quelle abituali. Per lo più, le aziende braidesi si sono rivolte ovviamente a strumenti non di proprietà. Non si sono sviluppati e-commerce, se non in rarissimi casi, di proprietà dell'azienda, bensì si è guardato a quello che veniva offerto sia dal grande panorama internazionale, ma soprattutto da livello locale. E questa è una delle storie che hanno funzionato bene e sono state sicuramente un elemento distintivo della risposta di Bra rispetto all'emergenza. Quella dell'esperienza di Tutacà, di un servizio di e-commerce nato fondamentalmente qua e che è voluto essere uno strumento facile per le aziende. E questa facilità ha voluto dire soprattutto per le aziende riuscire a implementare nell'arco di pochi giorni quello che normalmente si sarebbe dovuto implementare in settimane se non in mesi. E questo appunto è quello che tecnicamente viene chiamato un frog leap, cioè un salto di rana, ma che vuol dire un salto tecnologico importante che deve essere indagato e compreso. E alcuni segni di questo salto tecnologico li riaffronteremo un poco più avanti. L'altro elemento sicuramente è il servizio a domicilio. Servizio a domicilio che, intendiamoci, a livello di Bra ha voluto dire saper prima di tutto rivalutare e riporre al centro le pratiche già in essere, quelle offline, datemi buono, quelle pratiche normali di consegna a domicilio fatto a volte per piacere, a volte perché è parte strutturale della propria azienda. Partendo da questa abitudine, si è riuscito a strutturare un servizio più completo che ha saputo anche interagire e utilizzare le piattaforme tecnologiche di e-commerce, prima di tutto Tutacà, oppure avvalersi dei servizi di delivery che si sono sviluppati in città durante il periodo di crisi.
Ecco, abbiamo un quadro dunque di nuovi servizi che emergono o si trasformano legati ad un'emergenza. Ecco, questo è un punto fondamentale. I servizi, soprattutto il passaggio tra primo lockdown e estate, ci dice una cosa. I servizi sono stati utilizzati per affrontare la crisi, ma con spirito d'emergenza. Cosa intendo? Intendo che di fronte alla crisi si sono messi in campo strumenti per affrontare, per riuscire a capire e di fatto stare vicino, come ha detto il vicepresidente prima, ai propri clienti abituali. Durante l'estate si è invece ritornati a pratiche di commercio consuete. Di fatto, facendo un passo indietro rispetto a quello che era stato il processo di digitalizzazione, per rimpegnarsi dove? In negozio, nella quotidianità. Ecco, questo è un dato che ci impone poi una riflessione, soprattutto sulle traiettorie che da questa crisi si aprono. Non si può pensare all'impatto del lockdown solo pensando alla vita delle aziende nell'azienda. Anche perché, mai come in quest'anno che si è concluso, è stato centrale il tema della relazione con le istituzioni, pubbliche e private. E questa relazione si è polarizzata su due fronti. Da una parte, una relazione difficile, a dir poco, con le istituzioni pubbliche nazionali e regionali, fatte di confusione, fatte di incomprensioni, di senso di lontananza. Relazioni invece forti, positive e produttive, quelle con le realtà del territorio, sì la municipalità, sì ASCOM, perché interpretate e capite come realtà capaci, prima di tutto, di comprendere la realtà minuta e puntuale di questa città e di questa comunità. Secondo, realtà che erano in campo per cercare di trovare soluzioni, sia tecniche, sia politiche ed amministrative. Ecco, questo è il quadro, appunto, con... diciamo un ritorno al locale come luogo forte di relazione in una situazione più in generale di grande precarietà. E questo senso di l'importanza del locale si è sentito anche dell'importanza di far rete con gli altri operatori economici. Mai come nell'ultimo anno gli operatori hanno parlato con orgoglio dell'essere in rete con altri colleghi, di scambiarsi informazioni, di fare scelte insieme per affrontare scelte commerciali e investimenti. E soprattutto quelle attività che hanno saputo fare meglio rete sono quelle che sono uscite più rafforzate da questo anno difficile. Chi è rimasto da solo ha vissuto maggiormente i danni di questa pandemia. E dunque guardiamo alle prospettive. Se questo è il nostro paesaggio che si apre davanti, quali sono le necessità? Le necessità sono chiaramente due. Se è in dubbio che la pandemia ci lascerà un retaggio, allora c'è la necessità di pensare a come riformulare le strategie di impresa, non solo per essere più resilienti di fronte alla crisi, ma soprattutto per sapere far tesoro di quello che abbiamo imparato di corsa durante il 2020. E uno di questi ambiti importanti è quello della digitalizzazione. Sapere sfruttare anche per le piccole imprese questo canale di digitale, di e-commerce, al di là dell'emergenza. E dunque, quali sono le traiettorie principali che questa ricerca apre e su cui siamo chiamati a riflettere, ognuno nel proprio ambito di esperienza e di azione? Beh, ho iniziato dalla digitalizzazione. E la digitalizzazione è un campo interessante perché? Perché la prima cosa, la prima lezione che ci viene impartita è passare dal senso di utilizzare gli strumenti digitali come emergenza a come invece utilizzare questi strumenti efficacemente nel quotidiano, come parte integrante del fare azienda, di fare negozio, di fare bottega e ristorante. Ecco, per far questo serve un passaggio. Come ho detto già prima, durante i lockdown,
Gli strumenti di e-commerce sono stati usati in maniera sostitutiva. In altre parole, il mio cliente tradizionale non può venire in bottega, in qualche modo mi chiama e gli preparo la spesa e gliela porto. O non può venire al ristorante, allora gli porto a casa. Nel momento dell'estate, questo proprio nell'ottica della sostituzione, ritornando il cliente in bottega o in ristorante, si è abbandonato lo strumento perché non più emergenziale. Ecco, dobbiamo sviluppare da quello che sono state ed è stata l'esperienza acquisita nell'uso di queste tecnologie, di quel uso che pensavamo già solo 2 anni fa impossibile per il più dei nostri negozi per un motivo di età, per un motivo di business. Ecco, abbiamo imparato tanto e abbiamo imparato come usare questi strumenti. Ecco, adesso dobbiamo capire come farne tesoro nel nostro quotidiano in modo complementare con le cose e i nostri servizi, le nostre strategie utilizzate ogni giorno in negozio. Quindi passare da un approccio amatoriale, fatto chiaramente come si è potuto in questi mesi, a qualcosa di più professionale, sapendo anche intercettare sul nostro territorio professionisti che possono aiutare le nostre aziende a rafforzarti appunto nel campo dell'e-commerce o comunque del servizio completo. Questo ci impone una cosa, è una sfida importante. Dobbiamo riuscire a immaginare che il campo di azione dei nostri negozi non sono più i nostri rioni o la nostra città. L'orizzonte è ampio perché proprio grazie all'e-commerce possiamo diventare protagonisti di territori più ampi. Mi domanderete perché dovrebbero venire a Bra o perché dovrebbero venire a comprare a Bra. Per lo stesso prodotto possono trovarlo nella loro città altre persone. Ecco, la risposta è per il servizio che sappiamo dare. Ecco, punto. Ritorno alle parole dei relatori prima. Il tema del servizio, della vicinanza, della conoscenza, del sapere consigliare, aiutare e gestire insieme al cliente sia il menù che la propria spesa, il proprio carrello, è diventato mai come oggi strumento di valore. E oggi più che mai, le persone sono pronte ad ascoltare e sapere anche spendere quel pochino in più però avere un servizio che altrimenti non avrebbero. E lo strumento digitale permette appunto di superare quella distanza chilometrica che altrimenti non si sarebbe potuto affrontare. Ecco, questa è la lezione, sapere sfruttare al meglio quello che abbiamo imparato sull'e-commerce, ampliare la gamma di servizi, grazie anche all'e-commerce, sapendo rivalutare il saper fare che abbiamo come aziende, e quindi da questo saper fare, farne valore per diventare protagonisti su un territorio più ampio. Grazie. Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia e un saluto a quelli che ci ascoltano, ci vedono in diretta e anche a quelli che poi ci vedranno nelle prossime ore quando questo filmato andrà nei vari circuiti. Abbiamo sentito il professor Fonte Francesco presentare questa molto interessante ricerca che è stata fatta con una decina di giovani studenti della laurea magistrale, come ha detto lui, in Food Innovation and Management. Molto bella questa interazione della comunità scientifica dell'università con il suo approccio metodologico molto curato. Un'università oltretutto internazionale, molti di questi ragazzi sono stranieri, però con i piedi, se posso dire, ben piantati e ben
fermi sul territorio braidese. È un po' lo spirito con cui io vorrei sottolineare questo lavoro che abbiamo fatto in collaborazione con l'università, e ringrazio e saluto anch'io il vicepresidente Silvio Barbero e con la Confcommercio locale, e saluto e ringrazio il dottor Luigi Barbero, supporter e partner di tante nostre iniziative per il bene della città. Dicevo, si pensa in grande anche grazie alle esperienze dell'università, alle aperture mentali, alla collaborazione tra le culture, ma si agisce poi nel territorio del nostro comune. Molto interessante, è una sfida sicuramente che il comune raccoglierà, come ha già accennato in apertura il nostro sindaco. È molto importante perché la pandemia sicuramente è stata un'esperienza, ed è ancora per certi versi purtroppo un'esperienza nefasta, ma sarebbe ancora peggiore se ci lasciasse niente e se noi ci limitassimo a sperare soltanto che finita la pandemia tutto possa ritornare esattamente come nel periodo ante pandemia. Non è così, non sarà così. E pertanto una sfida che sicuramente raccogliamo e che in parte abbiamo già anche come amministrazione e come partner delle varie associazioni raccolto e in qualche modo già avviato è quella di consentire che le nuove forme del commercio, sicuramente nuove, innovative rispetto a una tradizione che tutti noi conosciamo, possano continuare a portare i loro effetti positivi anche quando l'emergenza sarà finita. E mi riferisco appunto in particolare al tema della digitalizzazione, a proposito del quale insieme alla Concommercio, insieme anche alla sezione Confartigianato locale, l'amministrazione comunale ha creduto da diversi mesi, tanto da stanziare diverse decine di migliaia di euro per consentire tramite il sistema dei voucher la possibilità di molte imprese, anche del settore di cui oggi qui in particolare ci occupiamo, cioè l'alimentare e la ristorazione, per consentire, come dire, di continuare a parlare la stessa lingua ma utilizzando codici diversi. Perché non dobbiamo mai dimenticare che il servizio deve sempre essere quello curato, attento, il cliente non va soltanto in qualche modo riempito di cose, ma soprattutto deve essere aiutato a scegliere sempre il meglio. In questo senso il Comune, anche con i partner che ho già citato anche prima, quindi di nuovo la Confcommercio e anche altre associazioni di categoria, ha creduto anche in un nuovo progetto, Bra Città Slow, un progetto che consta di diversi sottoprogetti, chiamiamoli così, è un contenitore che al suo interno ha molti, molti aspetti. Uno è quello della promozione e del commercio, oltre che delle bellezze artistiche e culturali della nostra città. Ci rendiamo tutti conto, sicuramente, che è una sfida non semplice, perché impone di riconsiderare certi metodi, certe strategie, ma ci rendiamo conto al tempo stesso che è questo un passaggio che se è subito non farà e non darà gli effetti sperati. Un passaggio che non deve essere sentito e subito come una condanna del destino, ma deve essere in qualche modo affrontato con la consapevolezza che sicuramente uscirà e sortiranno effetti positivi. Questo è anche, torno al concetto iniziale e poi lascerò la parola al dottor Barbero per le considerazioni finali, è anche il senso del fatto che tre istituzioni, la Confcommercio, il Comune e l'Università degli Studi di Pollenza hanno messo insieme competenze, energie, anche energie finanziarie per poter offrire, usiamo pure questo termine, alla comunità braidese una ricerca che non deve rimanere agli atti, non deve stare chiusa
dentro, chiusa in un armadio, o fare bella mostra sugli scaffali delle nostre librerie, delle nostre biblioteche, ma fin dai prossimi giorni deve diventare proprio un punto, un modello, un punto di riferimento e un aiuto affinché da questa brutta situazione che colpisce in modo particolare il settore del commercio, tutti noi possiamo uscire più forti e soprattutto più consapevoli del fatto che le strategie ci sono, tutti insieme, continuando in questa opera di sinergia e di collaborazione molto leale, molto produttiva e molto costruttiva, possiamo davvero consentire alla nostra comunità di guardare al futuro con uno spirito maggiormente ottimistico. Grazie a tutti da parte mia. La parola adesso al dottor Barbero per le conclusioni. Grazie Assessore Conterno, e molto volentieri cerco di concludere questa interessante pomeriggio con l'illustrazione di una relazione che, dalla quale possiamo e vogliamo cogliere alcuni spunti, diciamo, di ottimismo per il futuro. Sono ore molto particolari per il mondo del commercio, della ristorazione, del turismo. Sono ore di attesa, intanto, il più vicino possibile miglioramento di una situazione che in queste ore purtroppo non è facile e forse è anche in peggioramento. Ma all'orizzonte, come è stato detto in apertura, si intravedono spiragli di uscita che non dovrebbe essere neanche troppo lontana. Dall'altro c'è un'attesa forte degli interventi, questo nuovo decreto sostegno da cui si attende tantissimo, in particolare alcuni settori, oggetto della relazione, la ristorazione chiusa, pranzo, cena, gli alberghi sostanzialmente senza turisti, e tanti altri servizi purtroppo fortemente penalizzati. Quindi un'attesa di un decreto sostegno che in modo equilibrato, in modo più equo forse ai decreti ristori dei mesi scorsi, vada ad alimentare quella speranza di ripartenza senza la quale, perché anche la speranza e l'ottimismo ha una sua importanza, affinché non si perdano troppe imprese per strada. Un'impresa persa che chiude o che non riapre è un'impresa che sarà difficilmente sostituibile in tempi rapidi. Quindi, premesse queste condizioni, noi vogliamo cogliere alcuni aspetti positivi dalla relazione che sono emersi in modo molto chiaro. Intanto la capacità di una categoria, di un settore che era non indietro, ma non era pronto ad affrontare nuove tematiche legate alla digitalizzazione. Come è stato detto e citato nella relazione, l'esperienza di Tutacà, che ha visto la nostra ASCOM insieme naturalmente all'amministrazione e a partner che hanno collaborato, in pochi giorni, direi poche decine di giorni, è stata in grado di mettere in piedi un'applicazione fortemente innovativa che ha raccolto l'adesione di centinaia di imprese, molte delle quali per la prima volta si sono avvicinate ad un mondo legato all'e-commerce, alla vendita online, alla consegna a domicilio, alla digitalizzazione di processi di raccolta di ordini, di lavorazione del prodotto e di consegna diretta o attraverso incaricati esterni. È un fatto non banale, ha dimostrato che il settore può fare molto su questo tema, può veramente, in un approccio nuovo, diverso, con le basi giuste, con la formazione adeguata, non solo per i giovani o giovanissimi, ma anche per chi ha un'età più avanzata, la possibilità di avere un approccio nuovo alla digitalizzazione, una possibilità concreta, ed è stata dimostrata da questa esperienza di Bra. L'altro elemento che è emerso, che secondo noi è molto positivo, ma che noi abbiamo captato in questi mesi del 2020 così difficili, attraverso lockdown, ripartenze e poi nuove chiusure, quello della capacità di stare insieme, di aver capito da parte di un numero sempre crescente di imprenditori che fare squadra, lavorare insieme, condividere progetti,
come quelli che in fase anche di laboratorio sono stati avviati nella città di Bra, è un percorso possibile, come è stato detto dal professore. Chi è solo, chi non partecipa a progetti condivisi, rischia tantissimo di non cogliere le opportunità, di non far parte di una relazione che è fondamentale per la crescita collettiva e di gruppo. E quindi la partecipazione a progetti, a incontri, a gruppi che condividono esperienze, idee, sicuramente è un altro fatto molto positivo e nuovo su cui anche la nostra ASCOM vorrà puntare in futuro. Infine voglio raccontare l'esperienza della nostra ASCOM, naturalmente in collaborazione con il Comune e adesso con un grandissimo piacere con l'Università di Scienze Gastronomiche. Noi ci consideriamo un laboratorio, forse non dico unico a livello italiano, ma sicuramente fra i più virtuosi. Abbiamo lanciato, anche grazie al contributo e i voucher citati dall'assessore, dal sindaco prima, è stato lanciato da parte dell'ente pubblico una sollecitazione, un sostegno anche economico a processi di innovazione. Abbiamo lanciato Bra Città Slow, una vetrina digitale che oggi raduna più di 100 attività commerciali, che tutte insieme fanno parte di un progetto, tutte insieme digitalmente oggi, organizzativamente domani, mettendo a sistema tutto quello che sono i canali digitali di comunicazione, i media, i social, su una vetrina che, evocando anche ragioni storiche, Bra Città Slow, ma anche di un mondo nuovo che avremo domani, di una vita più slow, più responsabile, più sensibile alla solidarietà, alla sostenibilità delle iniziative, farà un percorso sicuramente lungo, e avere radunato in pochi mesi più di 100 attività commerciali è veramente, secondo noi, un aspetto nuovo. Attraverso questa aggregazione si potrà lanciare, anche attraverso canali nuovi, non solo quelli tradizionali, il borgo commerciale di Bra, attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze, della sua storicità. Ma a fianco di questo progetto centrale sono nati altri progetti che hanno già anche avuto un grado di attuazione interessanti. È nata a Bra, prima in Italia, come città che in una fase sperimentale, oggi consolidata, una nuova applicazione che si chiama Shop Call, un e-commerce attraverso la videochiamata, attraverso WhatsApp, una cosa molto semplice, ma integrare l'e-commerce in una chiamata vocale e visiva è una cosa assolutamente nuova, si è radicata, oggi ce ne sono più di 60 che sono collegati e coinvolti in questa iniziativa. Sta per partire nelle prossime ore, nei prossimi giorni, un'altra iniziativa a cui teniamo molto, naturalmente estesa a tutto il territorio, che è Fidelity Blockchain, una carta fedeltà totalmente digitalizzata di promozione, di coupon, di scontistica, che si basa sulla tecnologia blockchain attraverso una forte collaborazione, una virtuosa collaborazione con una primaria società del territorio che è Tesi. Abbiamo lanciato ed è stata adottata da tutta la provincia, ma è nata a Bra, l'applicazione Mercato 4.0. Sono stati digitalizzati tutti i mercati di tutta la provincia di Cuneo e giorno dopo giorno stanno affluendo le iscrizioni da parte di decine e decine di ambulanti che salgono sull'applicazione, che ha la finalità di intercettare l'utente, può andare ad individuare prodotto di eccellenza dell'agroalimentare e andarlo a cercare nei singoli mercati con un percorso totalmente digitale. Mi fermo, ma ci sono altre idee e altri progetti. Quindi noi siamo, sotto questo aspetto, soddisfatti della reazione, della risposta che c'è stata anche da attività che in passato, nel recente passato, non avevano mai evidenziato un approccio digitale.
Sicuramente il lockdown, il Covid ha dato slancio a questa nuova, diciamo, disponibilità ad esplorare terreno nuovo. Il compito nostro come associazione, che sentiamo forte, è quello di assecondare queste, diciamo, linee di tendenza, traiettorie, come è stato molto ben illustrato dal professore Fontefrancesco, per dare il massimo affinché si colgano tutte le opportunità possibili a salvaguardia di un settore che oggi rappresenta più di 500 imprese commerciali nella sola città di Bra, che rappresenta migliaia e migliaia di posti di lavoro, che ha una funzione fondamentale non solo di distribuzione commerciale, di ristorazione, ma anche una funzione sociale, come è stato detto in modo molto chiaro. E noi ci stiamo attrezzando attraverso anche risorse nuove, attraverso l'inserimento di giovani informatici, digitali, di marketing, per poter essere all'altezza di un compito che sentiamo totalmente sulle spalle a vantaggio dei nostri associati. Grazie a tutti.